tutte le riviste gelosamente custodite qua nella Biblioteca di Gorizia. Il fondo Ugo Casiraghi prevede una bellissima collezione dei Cahiers du Cinéma, la famosissima rivista francese, forse la più nota tutt'oggi in Francia, fondata nel 1951 dall'ottimo lavoro di André Bazin e Jacques d'Honneur Volcroz. L'unione dei due circoli cinematografici parigini portò appunto al concretizzarsi di questo progetto editoriale, che poi ospiterà i lavori di critica di Jacques Brel, di François Truffaut, di Jean-Luc Godard, di Eric Rohmer e di tutti gli altri cosiddetti giovani turchi che andranno a fondare il movimento della Nouvelle Vague francese, uno dei più rinomati e famosi non solo del cinema moderno, bensì della storia del cinema tout court.